Questa era l'ape di Vado Ligure, fabbrica di proprietà della Montedison, per la produzione di fertilizzanti chimici. Qui la vediamo nelle immagini riprese da un cineamatore a bordo di un tram a cavalli che restò in servizio fino al 1960. Ora, nello stesso sito, opera la Vetrotex, azienda della multinazionale francese Saint-Gobain, che produce filati di vetro, indispensabili per irrobustire la plastica utilizzata nell'industria automobilistica, nella nautica e nell'edilizia. Ma fino a 35 anni fa, questo fu lo stabilimento dell'APE, il cui nome significava Applicazione Processi Elettrochimici, una fabbrica inquinante che dava però lavoro a 500 persone. Quello di Vado Ligure era un impianto pilota della Montedison, che quando aprì altrove stabilimenti molto più grandi per produrre concimi chimici, decise, nel luglio del 1972, di tagliare quelli che definiva i rami secchi, fra cui appunto l'ape. I lavoratori risposero così. Abbiamo deciso di occupare lo stabilimento. E noi abbiamo sofferto tanto, tutti. L'occupazione dello stabilimento durò 13 mesi. I lavoratori, sostenuti dalla solidarietà della comunità, tennero duro finché non riuscirono a ottenere la cassa integrazione e la trasformazione della produzione. Non più fertilizzanti chimici, ma filati di vetro con la Vitrofil dal 1975. Nel 1986 la Montedison cedette alla Saint-Gobain la Vitrofil, che diventò così Vetrotex. Ora, a 35 anni di distanza, abbiamo raccolto le testimonianze di tre ex dipendenti e sindacalisti dell'APE su quello che è stato il primo caso di riconversione industriale e di cassa integrazione in Italia. I ricordi sono tanti. Quello più bello è certo la solidarietà che abbiamo avuto. Che abbiamo avuto da tutta le... non da tutta la cittadinanza, da tutta la provincia e direi da tutta la Liguria. Perché da noi ci è arrivato solidarietà dagli stabilimenti di Genova. In che modo si manifestò concretamente questa solidarietà? Con soldi. Addirittura nella provincia è stato... i lavoratori hanno lasciato una giornata a favore degli operai dell'APE, dove da questi soldi che abbiamo poi raccolto siamo riusciti a dare anche un piccolo stipendio per quei mesi che non era ancora venuto la cassa integrazione. Quanto prendevate in meno rispetto allo stipendio pieno? Prendevamo un quinto di quello che si guadagnava. Si mobilitarono anche società di mutuo soccorso, circoli, parrocchie e soprattutto negozianti che regalarono i generi alimentari per la mensa aziendale creata dagli occupanti. I negozianti ci davano della roba, andavamo sui mercati generali. Tutti ci davano, c'erano dei momenti in cui avevamo problemi anche di sovrabbondanza, ecco, per dire come siamo riusciti a coinvolgere la cittadinanza ed eravamo sulla strada giusta, perché era quello che volevamo, perché noi non volevamo andare a occupare le autostrade e le ferrovie, ma volevamo cioè non volevamo inimicare la popolazione, ma volevamo portarla alle nostre spalle, che ci spingesse al massimo perché per poter lavorare al meglio e di conseguenza risolvere il problema come poi è stato. La mensa, che era nei pressi di queste palazzine rosse, fu aperta anche ai familiari dei dipendenti ed ebbe come ospiti anche politici di spicco di allora e del futuro, fra i quali Pertini, Donat Cattin e un giovane D'Alema. I lavoratori infatti esercitarono una continua pressione sulla classe politica nazionale, soprattutto sui suoi esponenti liguri. I politici l'abbiamo spronato e abbiamo cercato in tutti i modi, a chiunque sia, di qualsiasi colore, perché allora non interessava il colore, interessava lo stabilimento. E per questo, perché avevamo 500 persone che andavano a finire in mezzo alla strada. Siamo andati, abbiamo girato in tutta la provincia, in tutte le case degli onorevoli allora, che erano responsabili dalla Liguria, e abbiamo cercato di mettere le spalle al muro. Dopo 5 mesi di occupazione, il Parlamento approvò la legge per la cassa integrazione all'80% dei guadagni. Il suo avvio e il successivo prolungamento furono annunciati da telegrammi inviati da Pertini, allora Presidente del Senato. E nacque la prima cassa, vera cassa integrazione guadagni. I lavoratori furono gradatamente riassorbiti durante la trasformazione e bonifica dello stabilimento, che nel dicembre 1975 iniziò la produzione di filati di vetro. E siamo stati la prima fabbrica in Italia ad essere riconvertita.
Un sipario di cemento che nasconde